Bentornati su As It Should Be. Il video di oggi è un video diverso dal solito, perché non tanto dal punto di vista tecnico, perché alla fine andremo a recensire questo prodotto e a confrontarlo con questo prodotto. Questo è detto proprio in parole povere, però chi conosce questo canale sa che sono un appassionato di prodotti Wessel, e non per caso. Sono un appassionato perché, e non solo di Wessel, diciamo di prodotti giapponesi, perché oggigiorno la qualità è rimasta solamente o quasi nei prodotti giapponesi, sebbene siano di rarissima reperibilità. Però diciamo che l'ultimo avamposto della qualità, da cui anche il nome del canale As It Should Be, risiede in Giappone. Però, sebbene io abbia sempre lodato la qualità giapponese, anche questi cacciaviti e questo marchio Wessel, appunto, al quale ho dedicato diversi video, ricordo inserti, cacciaviti e non ultimo questo prodotto qua, un cacciavite elettrico di precisione per applicazioni come telefonia, orologi, volevo raccontarvi un piccolo aneddoto. Cosa mi è successo? Qualcuno avrà già visto questo video qua, e in questo video, nel video in cui presentavo questo prodotto, parlavo un po' delle cose, di più del meno, e ho fatto un unboxing, smontaggio, eccetera. Il problema è che dopo il video, non molto dopo, diciamo una settimana dopo, il prodotto in sé ha smesso di funzionare. Lo faccio vedere nel caso non abbiate visto il video scorso. Questo è il prodotto, è un cacciavite ricaricabile con un tipo di batteria che è un, in realtà non è nemmeno una batteria, ma un condensatore a litio. Insomma, questo, facciamolo a breve, si ruppe, non funzionava più. Avendolo comprato io su un canale cinese, AliExpress, e sapendo quanto fosse difficile ottenere una garanzia da un canale cinese, specialmente dopo che scadono i termini, lasciai perdere la cosa lì e feci passare altri giorni. Però la mia fiducia verso Wessel mi ha spinto in seguito a contattarli, ma non a contattare il supporto tecnico, il supporto del venditore in sé, no. Ho scritto direttamente alla Wessel in Giappone con una mail dove dissi: la qualità Wessel sta andando, non ricordo bene il termine, ma comunque non c'è più una qualità nemmeno in Wessel. Mi ha risposto il venditore ufficiale giapponese Wessel, il responsabile vendite sia per l'Europa che per il Giappone, e tra di noi è nata un certo dialogo anche molto amichevole. E quello che comunque mi ha impressionato è come queste persone siano dedite completamente alla causa del loro lavoro, alla soddisfazione del cliente, che abbiano un modo di fare, una affabilità, come posso spiegarlo, un rispetto per il cliente, che qui a noi sono cose mai viste, cioè se si sono viste si sono perse nei decenni addietro. Si vedeva che proprio c'era interesse personale, si riusciva proprio a dialogare con una persona che sicuramente ci avrà i miliardi. Quindi tra due persone di ceto assolutamente diverso, con diversa cultura, diverso modo di fare, diversissime, però con un rispetto e un tipo di tatto, di qualcosa di indescrivibile. In alcune lettere mi sono addirittura commosso nel leggerle. Devo dire che mi capita spesso di fare resi, garanzie, riparazioni, trattare con supporto clienti, e non è mai successo in 20 anni di questo lavoro
di avere un simile apprezzamento, di avere un simile trattamento, e mi ha veramente dato un po' di fiducia nell'umanità restante di una parte del mondo. Comunque, torniamo a noi. Questo era un piccolo cappello introduttivo per farvi capire chi c'è dietro il marchio Vessel. Per chiudere la questione, vi dico che senza nemmeno voler vedere la ricevuta di pagamento, dell'acquisto, quello che sia del mio prodotto, ha contattato il venditore che me l'aveva venduto. Gli ha detto di inviarmi un altro a gratis. Questo infatti è il prodotto che mi è arrivato come reso, ma senza avergli mai inviato indietro il mio, non prima di averlo fatto testare per una settimana dal venditore diretto. Ok? Io poi, approfittando della spedizione che c'era comunque da fare, ho acquistato anche questo prodotto, che è un prodotto che mi ha sempre molto incuriosito e ho voluto comprarlo. Adesso andiamo a vederlo. Allora, apriamolo. Questo è il modello 206, allora, 220 USB 1C. Comunque la coppia è di 2 nm. E i giri sono 280 giri al minuto. Zoomiamo in basso e andiamo a vederlo. Anche l'imballaggio ha un bel progetto che mi piace ad incastro. Comunque andiamo ad aprirlo. Ed ecco qua. Incluso abbiamo un cavetto USB, un inserto da 100. Purtroppo l'inserto è da 100, ma è da 100 in totale, quindi la parte che esce è da 75-78. Si possono avere anche altri inserti, ci sono anche moltissimi accessori riguardanti questo tipo di cacciavite. Mentre invece volevo fare una prova anche confrontandolo con questo qui. Allora, intanto facciamo una prova di rotazione, vediamo un attimino chi è più veloce. Allora, come prima cosa andiamo a pesare entrambi i cacciaviti senza lama. Questo pesa 160,6 e questo 125,7, quindi Vessel è più leggero. Andiamo a fare un attimo lo smontaggio del Vessel, quando quell'altro l'abbiamo già fatto invece. Andiamo a fare uno smontaggio e vediamo un po'. La parte dietro si smonta. C'è un'altra vite anche qui. A questo punto dovrebbe aprirsi. Ah, ecco, c'è ancora un'altra vite qui dietro. Nessuna vite. Ed eccoci qua. L'interno sembra molto 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 simile, devo dire. Molto molto. Però, mentre questa ha un controllo di coppia, l'altro non lo ha.
la batteria INR, quindi una batteria di nuova generazione, 18350 800 mAh. Il motore, Made in Corea. Il motore non sembra lo stesso di quell'altro. FS130PH. Ah, Made in Keda. E quindi alla fine sono uguali questi accenti di cose qua. È tutto uguale. Quello che c'è qui dentro c'è anche qui dentro. Eppure questo va molto più veloce e ha il controllo della coppia che quest'altro non ha. Ma vabbè. Andiamo a richiudere. Allora, come prima prova andiamo col Batavia. Vite a legno. Inserto post drive e si va. Qui abbiamo invece il Vessel. Che possiamo dire? Allora, devo dire che sono rimasto un po' deluso dalla qualità Vessel. Mi aspettavo incastri un po' di superiori, mi aspettavo un copritappo decente, un copri porta decente, una punta o un inserto che girasse dritto, cosa che non fa, e delle plastiche un po' più di qualità. Devo dire che su questo aspetto è molto meglio il Batavia, che come abbiamo visto ha internamente meccanicamente la stessa identica componentistica identica. Adesso non so se la fa Batavia, se la fa Vessel, immagino che la faccia Vessel e la venda anche a Batavia, o forse la fa un produttore terzo e la vende ad entrambi, non lo so. La differenza che ci sta comunque è, mentre questo ha dei pulsanti, il Vessel ha un pulsante a scorrimento sopra e sotto. Questo è più comodo perché con l'utilizzo di guanti magari è più facile e anche più al tatto più riconoscibile. Il Vessel è più veloce, la cosa è percepibile assolutamente. Ma di per contro ha meno coppia torcente. Praticamente, mentre il Vessel ha una coppia definita e dopo la quale il cacciavite si ferma, quindi arriva a 2 Nm e si ferma, e questo è ottimo perché per dare una stretta omogenea a tutte le viti che andremo a stringere, sul Batavia la coppia massima è la forza massima del motore, fino a quando arriva allo stallo. E comunque sia, continua a sforzare anche quando si blocca. Questo non farà molto bene al motore, che infatti ho visto in caso di sforzo tende a scaldarsi di più. Però in alcuni casi, ad esempio per infilare la vite su un legno, può essere utile, perché magari a volte sembra quasi quasi che si ferma, poi riprende e va avanti, mentre questo quando arriva a coppia di serraggio si ferma e fine lì.
Adesso, per lavori, roba elettricista, roba da elettricista, elettronica e simili, credo che il Vestel sia migliore. Avrei voluto l'avessero fatto un po' più di qualità, sebbene non è che gli posso dire che sia un qualcosa di osceno, però mi aspettavo di più da un prodotto made in Japan, mi aspettavo di più. Evidentemente anche Vessel, come anche altri marchi giapponesi, man mano nel tempo, e questa è una cosa che ho già visto, si stanno adeguando, trasferiscono la produzione in Cina o cominciano a vendere per il mercato cinese o vengono acquisiti da brand cinesi. E purtroppo il risultato è questo. Come batterie, la batteria del Vessel è una INR, quindi è una caratteristica delle batterie più recenti, diciamo intorno a 3-4 anni, che sono più sicure in caso di malfunzionamento per quanto riguarda lo scoppio o l'incendio, mentre invece questa è una batteria Li-ion standard, però con una capacità leggermente più grande, di 100 mAh maggiore. Tutto il resto è molto simile. Il LED su questo cacciavite rimane ancora acceso per un po' di tempo, mentre su questo si spegne non appena lascio andare il pulsante. Il rumore sinceramente sembra meglio quello del Battaglia. Questo è un rumore un po' più forte e stridulo, però credo che sia una questione di rimbombi interni perché la plastica è diversa e questa c'ha un tipo di cassa armonica un po' diversa. Anche questa specie di pomello dietro, questa sfera, è quasi completamente vuota. La batteria co copre una piccola parte, come abbiamo visto. Forse si poteva fare anche più piccolo. Comunque, li userò entrambi al lavoro e magari un domani farò una recensione long range per vedere chi ha resistito. Penso che comunque sia, siano buoni prodotti. Il riduttore ho visto ha tutti gli ingranaggi in metallo, compreso anche il pignone sul motore. Il motore ha delle spazzole con carboncini, quindi non sono quei motorini con i contatti in rame che una volta consumati si fermano. Costano abbastanza. Il Batavia costa all'incirca una quarantina di euro da un venditore di attrezzi, diciamo per settore meccanico, mentre invece questo qua l'ho comprato direttamente in Cina e l'ho pagato 72 euro più la spedizione. Bene, con questo è tutto e anche per oggi As It Should Be vi saluta e alla prossima.